Amici, ma soprattutto galattiche amiche, rieccoci qui con una puntata di Amarcord. In questa puntata sfrutteremo una richiesta di un grande appassionato di Warhammer, il nostro paesiello in realtà, che grazie al suo Archeotech ci ha fornito questa copia del lontano 2002, nella quale c'è una storia, l'incoronazione di uno dei suoi personaggi preferiti, Archaon, il prescelto eterno, che ancora oggi imperversa per i campi di Age of Sigmar, quindi dei pianeti, delle dimensioni che tuttora sono presenti nel background, come chiama qualcuno, di Warhammer, ed è un racconto che esiste al momento soltanto in questo White Dwarf. E quindi andiamo a sentire come si concretizzò l'incoronazione di Archaon. Risorge il dominatore della fine dei tempi. Erano appena trascorsi 100 anni dalla grande guerra contro il caos, quando Archaon e la sua banda, le lame del caos, cominciarono ad essere una forza temuta e rispettata nell'area settentrionale della desolazione del caos. Quindi abbiamo un Archaon che, a differenza di oggi, che è il vessillo dei quattro, il prescelto, ancora, diciamo, non era così famoso, insomma. Per più di un secolo Archaon aveva viaggiato in lungo e in largo alla ricerca di cimeli pregni di potere appartenuti ai più grandi campioni del caos che avessero mai calpestato il suolo di quelle terre. E le desolazioni del caos, voglio dire, sono terre non proprio facili, quindi vuol dire che se quelli erano potenti là, diciamo che erano potenti un po' dappertutto. Tuttavia, egli non era riuscito a impossessarsi dell'ultimo di questi potenti talismani, la leggendaria corona del dominio. Archaon aveva bisogno proprio di quell'oggetto per dimostrare di avere guadagnato il favore incondizionato di tutti e quattro gli dei del caos. Se non altro, dopo anni di ricerche, grazie allo spirito dannato di nome Belacor, Archaon aveva appreso quale fosse il luogo in cui era conservata la corona. Belacor, essere carico d'odio, aveva tentato di appropriarsene per scopi personali. Belacor, come scopriremo più avanti, è il nome di quello che è di fatto il primo principe demone del caos in assoluto. Essendo carico d'odio, aveva tentato di appropriarsene per scopi personali, ma non era stato in grado di sfuggire al suo destino segnato e fu costretto a condurre Archaon al primo Tempio del Caos, situato in cima ai confini del mondo. Archaon si trovava ai piedi degli imponenti picchi, al comando di un esercito di dimensioni colossali. La sua massiccia orda da guerra era cresciuta in modo incommensurabile durante gli anni in cui aveva maturato il tentativo di impadronirsi della corona. E nel frattempo si era diffusa una gran quantità di leggende riguardanti le sue mitiche gesta. Al calare della notte, lasciata la sua armata in continua espansione alla base della catena montuosa, Archaon in groppa al suo demonieco destriero salì sulle montagne. Con una velocità innaturale la sua cavalcatura infernale procedeva senza sosta attraverso la penombra in direzione del tempio, seguendo Belacor, l'evanescente creatura, verso la cima. Giunto al tempio nascosto, scavato nella parete del precipizio e celato da potenti magie, Archaon si liberò del diabolico destriero, rimandandolo al suo infernale luogo d'origine. Emettendo un grido acuto, la bestia ritornò nel regno del caos, lasciando solamente una scia di orme infuocate laddove gli zoccoli si erano poggiati sul suo suolo mortale. E come molti di voi già sanno, e altri scopriranno in seguito, questo non è un cavallo demoniaco di per sé. Quando si dissolsero le malie che occultavano alla vista il primo Tempio del Caos, Archaon vide davanti a sé il grandioso portale d'accesso al sacro luogo,
L'osservare il maestoso varco a doppio battente faceva vacillare la mente. Su di esso erano intagliate, ma in perpetuo movimento, innumerevoli scene di distruzione e massacro. Le figure scolpite si trucidavano l'un l'altra sotto gli occhi di Archaon, spinte dalla sete di sangue. In glorioso pandemonio, alcuni demoni facevano roteare malvagie lame, uccidendo i propri nemici e si attaccavano vicendevolmente. Archaon varcò il portale, che si spalancò da solo al suo cospetto, per nulla intimorito dalle minuscole creature che si erano voltate a guardarlo. Lo spirito di nome Belacor condusse Arcano all'interno di un'immensa stanza scavata rozzamente nella roccia. Sul pavimento, al centro della stanza, era inciso un simbolo di grandi dimensioni, un'enorme stella nera a 8 punte. La stella del caos. Da secoli a nessuna creatura vivente era stato concesso l'accesso a queste sale. E quando Archaon sentì posarsi su di sé lo sguardo degli dei, venne pervaso da un timore reverenziale, persino lui. Snudando la sterminatrice di re, la sua antica e potente spada, Archaon costrinse Belacor a guidarlo realmente sulla strada giusta, sapendo che l'invidioso essere, se avesse potuto, avrebbe tentato di condurlo alla morte. L'etereo spirito indietreggiò. Le sue immense ali evanescenti rifuggirono dalla temibile lama lucente, benché la sua incorporeità lo rendesse immune all'effetto di qualsiasi arma dei mortali. Belacor iniziò a parlare, sussurrando come un vento gelido. La sua voce carica d'odio si insinuò direttamente nel cervello del possente guerriero del caos. Dalle tenebre emerse un lungo braccio spettrale. Delicati artigli di oscurità si dispiegarono e la creatura fece cenno ad Archaon di seguirla. Le prove lo attendevano. Gli dei del caos lo travolsero con un fiume di prove, tempestandolo di sfide da superare per dargli modo di dimostrare una volta per tutte il suo valore. Se avesse fallito, sarebbe stato torturato per tutta l'eternità. Gli dei oscuri avrebbero preferito aspettare l'ascesa di un altro campione piuttosto che assegnare la corona del dominio a un individuo non abbastanza degno di indossarla. In fondo, essi reputano che il tempo sia un concetto privo di significato. Grazie, quando sei un essere eterno. Tutto ciò avveniva con la costante presenza dello spirito di Belacor, il principe demone maledetto che lo spronava ad avanzare. Lo spirito dell'oscurità si avvolgeva intorno ad Archaon, sussurrandogli nell'orecchio parole ingannevoli di odio, tentando di distogliere la sua attenzione dalle sfide che doveva affrontare. Una luce accecante assalì gli occhi di Archaon, ed egli alzò una mano per ripararsi. Quando il doloroso bagliore si affievolì, Archaon si trovò in piedi al centro di un'isola di pietra, di appena 600 metri di diametro, sospesa nell'oscurità. La fluttuante isola era immersa nel buio più totale. E Archaon si aggirò con circospezione, tenendo ben stretta la sua spada lucente. Nell'oscurità iniziarono ad apparire degli squarci di luce che si aprivano per alcuni istanti per richiudersi immediatamente dopo. All'interno di queste spaccature si potevano scorgere delle fiamme e, in controluce, nell'inferno, oscure sagome di demoni. Gli strappi nelle tenebre vomitavano ogni sorta di creature diaboliche, tenute in volo da scheletriche ali coriacee ricoperte di piume. Gli esseri si abbassavano su Archaon, gli artigli anneriti lo afferravano, cercando di strapparlo dall'isola di pietra per trascinarlo con loro nell'oscurità. Egli menava fendenti tutti intorno con la sterminatrice di re, abbattendo le creature nell'aria, eseguendo una leggiadra e potente danza con la sua lama. Non appena l'antica arma toccava gli esseri magici, essi esplodevano in bagliori luminosi, frantumandosi in una pioggia di colori. Per un lasso di tempo che parve durare un'eternità, Archaon combatté i demoni resistendo fino alla fine, spavaldo e ansimante. La sua armatura era stata graffiata e scalfita.
Sul pettorale decorato erano visibili dei buchi e le sue ferite sanguinavano. Ancora una volta una luce accecante inondò la sua mente e l'istante successivo ciò che lo circondava mutò nuovamente. Padre Narkol instillò nella mente di Arkon sensazioni ingannevoli e allucinazioni deliranti. Il valoroso guerriero osservò la sua armatura rigonfiarsi e ribollire colpita da un morbo nauseabondo. Sentiva i disgustosi e striscianti parassiti muoversi sotto la sua pelle, nascondersi nei suoi organi e nel suo cervello, mentre l'agonia torturava il suo corpo. Perse la vista quando i suoi occhi si annebbiarono e si stigmatizzarono. Il sangue che gli scorreva nelle vene iniziò a coagularsi finché queste non scoppiarono. Facendo ricorso alla sovrannaturale forza di volontà di cui era dotato, Arkon si liberò da queste illusioni falciando i gonfi demoni del signore della putrefazione che danzavano intorno a lui. Zince, il grande manipolatore, servendosi di poteri magici, fece in modo che i suoi perversi servitori demoniaci assalissero Arkon. Fiamme multicolori investirono il suo corpo, facendolo ardere con un'intensità spietata. La loro potenza gli bruciava nelle ossa e ogni frammento della sua corporeità si sforzava di resistere alla magia deformante, che lottava per mutare il suo aspetto. Mentre il suo corpo veniva attaccato dalla magia torturatrice, la sua mente fu inondata da visioni del futuro, impiantate nella sua testa dal Signore della Mutazione. Si vide trionfante di fronte agli eserciti del caos, con l'agognata corona del dominio poggiata già sul suo capo. Le allucinazioni continuarono, la corona ora si trovava al suo posto, ma gli dèi iniziavano a ridere. Il cielo veniva pervaso dal chiasso del loro scherno e disprezzo, in quanto si erano resi conto che Arkon non meritava tale onore. Egli cadde a terra tenendosi la testa fra le mani, un abisso di oscurità eterna si aprì sotto di lui facendolo precipitare nella pazzia e nella disperazione. Era la punizione per essersi illuso di essere degno. La discesa gli parve durare un'eternità. I dubbi lo assalirono tentando di renderlo insicuro e sulle sue capacità e sul suo valore. Gridò emettendo un poderoso urlo di sfida. Scacciò le visioni dalla sua mente, perché sapeva che se avesse ceduto alle incertezze si sarebbe perso per sempre nelle tenebre, diventando lo zimbello di Zinch. L'istante successivo si ritrovò per l'ennesima volta in una caverna vuota, con la detestabile immagine di Belacor che gli faceva cenno di avanzare. Arkon entrò in una stanza la cui immensità superava qualsiasi pensiero razionale. Si estendeva in ogni direzione, ben oltre il limite che l'occhio era in grado di percepire. Si diresse verso un imponente trono che sembrò apparire dal nulla, attirato da esso in una completa mancanza di volontà. Mentre si avvicinava, il suo battito cardiaco rallentò. Il respiro si fece pesante e affannoso e il sudore gli inumidì la pelle. Chi era seduto sul trono non poteva essere altri che Slaanesh, il principe oscuro in persona, che irradiava potere, gloria e assoluta perfezione di forma. La mente di Arkon venne annebbiata dallo splendore di questa manifestazione divina e cadde sulle ginocchia in degradante adorazione. Il maestro del piacere allungò la delicata mano pallida e gentilmente l'appoggiò sulla spalla dell'armatura di Arkon. L'anima del guerriero mortale fu pervasa da un brivido che gli fece scoprire emozioni mai provate, un attimo di puro appagamento. La suave voce divina gli fece venir voglia di piangere, in quanto ogni parola veniva proferita con una tale familiarità, fiducia in sé e bellezza, che Arkon fu quasi spinto a supplicare il principe oscuro di permettergli di fermarsi in quel luogo, in qualità di suo eterno schiavo, non desiderando altro che rimanere al cospetto di questa entità di tale beatitudine. Ricorrendo a una forza di volontà che nessun altro essere mortale avrebbe potuto eguagliare, Arkon resistette alla tentazione. Sebbene sapesse che Slaanesh gli avrebbe dato tutto ciò che poteva desiderare, gloria, potere, adorazione senza pari. Inoltre, egli era conscio che questa situazione faceva parte della sua prova. Così,
con dolore, distolse lo sguardo dal principe oscuro e si rialzò in piedi. Le tre divinità volevano un campione che li avrebbe ricoperti di gloria, non un guerriero che combatteva solamente per la propria fama personale. In un attimo le visioni cambiarono nuovamente e Arkhan si trovò in una galleria scavata rozzamente che conduceva in un'immensa caverna. Stravolto, esausto e stremato, Arkhan fece il suo ingresso nell'enorme antro. Il pavimento della grotta era delineato da pile di teschi, ammassati alla base di alte colonne d'ottone, che scomparivano nell'oscurità sovrastante e sulle quali colava del sangue che dava vita a un torrente infinito che si estendeva tra le ossa sul pavimento, serpeggiava tra i teschi formando un macabro corso d'acqua. Una spessa coltre di fumo untuoso aleggiava sopra questo mare rosso sangue che fluiva attraverso orbite cave e le bocche spalancate, pervadendo l'aria dell'odore metallico caratteristico del sangue. Lontano, all'altro lato della stanza, Arkhan vide brillare una bianca luce evanescente su un piedistallo. Fluttuante nel vuoto all'interno del cono di luce si trovava un possente elmo cornuto, la corona del dominio. Ad alcuni metri da terra affiorò un sentiero che si aprì un varco fra i teschi in direzione dell'elmo, simbolo di potere. Arkhan cominciò a dirigersi a grandi passi verso la corona, calpestando con sicurezza la passerella. Procedeva guardandosi attorno, stringendo forte la spada impetuosa che era pronta a difenderlo. Appena oltrepassata la metà del sentiero si fermò. La sua attenzione venne catturata dall'oscurità che sovrastava il ponte. In alto, dal buio, apparvero, ardendo brillantemente, due occhi enormi. Sotto lo sguardo fiammeggiante si aprì uno squarcio che assomigliava in tutto e per tutto a una bocca spietata. Con denti aguzzi si stagliavano contro il fuoco che bruciava all'interno del corpo della creatura, identificando chi gli era di fronte. Arkhan fece cautamente un passo indietro, stringendo la spada con entrambi le mani, pronto a difendersi. Sorretto da grandi ali coriacee, il divoratore di anime discese dall'oscurità sovrastante, atterrò sul sentiero con un tremendo schianto, le ali spalancate per bilanciare l'enorme peso. Gli zoccoli caprini del demone provocarono delle spaccature nell'antica pietra e l'essere osservò Arkhan con occhi infuocati. Ogni possente respiro della creatura saturava l'aria dell'odore di zolfo bruciato. Una mano gigantesca brandiva la potente ascia di Khorne, con inciso il simbolo fiammeggiante del dio del massacro. La doppia ascia era larga quanto Arkhan stesso. L'altra mano stringeva una frusta serpeggiante che si dimenava intorno alla bestia quasi fosse animata da vita propria. Il demone fece un passo verso Arkhan, l'imponente torace si alzava e si abbassava mentre la rabbia cominciava a impossessarsi di lui. Con un urlo di pura furia emesso dalla sua gola penetrante, il divoratore di anime si scagliò contro Arkhan, dimenando la frusta irta di spine. La fune si attorcigliò intorno al polpaccio di Arkhan, serrandosi con forza intorno al metallo dell'armatura e facendogli perdere l'equilibrio quando la creatura diede uno strattone. Sollevando l'enorme ascia sopra la sua testa, balzò in avanti con una velocità inaudita per un essere di tale mole, spingendo l'arma nell'aria per annientare il mortale che appariva sempre più piccolo al suo cospetto. Arkhan, cercando di non essere trascinato via dalla frusta attorcigliata intorno alla gamba, alzò la spada demoniaca che, alla presenza del divoratore di anime, turbinava di agitazione e rabbia repressa. Il potente fendente dell'ascia venne deviato dalla sua traiettoria, facendolo scivolare in basso la spada di Arkhan. La forza del colpo lo costrinse a abbassare l'arma e l'ascia rimbalzò sulla sua spalla, lacerando il metallo, le ossa e obbligandolo a inginocchiarsi. Arkhan impugnava la spada di fronte a lui, puntandola contro l'essere che lo sovrastava. Nell'inferno vorticoso racchiuso all'interno della lama si poteva intravedere un volto demoniaco che emetteva urla silenziose mentre cercava di liberarsi dalle catene che lo trattenevano in quella prigione. I suoi occhi spietati fissavano quelli del gigantesco divoratore di anime. Arkhan, pronunciando il nome di Uzzul,
L'essere ultraterreno rinchiuso nella spada, sentì che la forza del demone imprigionato potenziava il suo già prodigioso vigore. Le loro menti si unirono, benché Arkan mantenesse sempre il controllo. I suoi occhi emisero un bagliore di luce demoniaca, illuminando le fessure del suo elmo, e il potere cominciò a scorrergli nelle vene. Senza pensare alla terribile ferita alla spalla, Arkan si rialzò in piedi, questa volta facendo a pezzi con la sua spada fiammeggiante la frusta attorcigliata alla sua gamba. La possente figura di Arkan sembrò crescere, anche se appariva sempre minuscola di fronte all'enorme mole del divoratore di anime. I ricordi del demone Uzul riempirono la mente di Arkan ed egli si rivolse al divoratore di anime con il suo vero nome. Lo scontro tra questi due maestosi e potenti esseri fu brutale e rapido. Sul sottile sentiero i due avversari si scontravano con attacchi spaventosamente potenti e veloci e come saette. Arkan eguagliava con facilità la ferocia del divoratore di anime in preda alla furia. I due si scambiavano centinaia di colpi solamente nel primo minuto di combattimento. Spronato dal potere del demone Uzul, Arkan attaccò in un turbine di attacchi. Ad un tratto il divoratore di anime perse l'equilibrio a causa di un violento colpo che quasi gli tranciò una gamba all'altezza del ginocchio, finendo fuori dal sentiero. Con un fragoroso schianto cadde fra i teschi, frantumandoli in mille pezzi e provocando un'esplosione di schizzi di sangue. Fuori di sé, la creatura si rialzò velocemente, il sangue gocciolava dal suo corpo nerboruto e i frammenti di ossa scricchiolavano sotto gli zoccoli caprini. Con un poderoso balzo si lanciò nell'aria, sbattendo le immense ali. Scese in picchiata verso Arkan, intenzionato a spazzarlo via con il peso del suo corpo. Incapace di evitare l'attacco, Arkan si avventò contro il divoratore di anime che si stava scagliando su di lui, puntando la sua spada verso il ventre del demone maggiore, che venne così trafitto proprio a causa del suo slancio. Sfruttando l'attimo in cui si stava avventando su Arkan, la spada penetrò la creatura fino all'elsa, sventrandola dallo stomaco al collo. Arkan, sbilanciato, venne spinto oltre il bordo del sentiero, cadde in mezzo ai teschi e si rese conto che stava per essere inghiottito fra le teste che lo guardavano biecamente e che sembravano aver improvvisamente preso vita intorno a lui. Il sangue iniziò a offuscargli la vista, gocciolando attraverso la fessura della visiera dell'elmo, e sentì il liquido bollente scendergli in gola. Il divoratore di anime si accasciò fragorosamente sul sentiero, provocando grandi spaccature sulla superficie della pietra. Con incredibile forza, Arkan riuscì a rimanere aggrappato al bordo del sentiero con una mano, evitando di precipitare e contenendo la rabbia che stava cercando di sopraffare la sua mente. Voltandosi, vide il divoratore di anime divenire sempre più evanescente, fino a dissolversi. Le magie che lo tenevano in vita si stavano disfacendo. Si accorse che la sua spada stava scivolando sotto i teschi, allungò una mano raccogliendo la propria volontà. La lama iniziò a tremare per poi essere letteralmente attratta dal suo palmo. Una volta superata la prova finale degli dei maggiori, Arkan, zuppo di sangue, si avvicinò alla fulgida corona che fluttuava nella luce splendente del piedistallo. Belakor, lo spirito maledetto, fece un ultimo tentativo di impossessarsi del prezioso cimelio, ma i suoi artigli anneriti passarono attraverso la corona. Imprecando, si ritrasse nell'oscurità ancora una volta. Le mani inguantate di Arkan afferrarono finalmente la corona e il possente elmo acquisì una forma tangibile. Ritornò al suo esercito, che si trovava ai piedi della montagna, e sull'orda piombò il silenzio assoluto. I guerrieri del caos, infinite tribù di predoni e di demoni danzanti, tutti si inginocchiarono contemporaneamente. La moltitudine si estendeva in ogni direzione come fosse un tappeto brulicante di vita. Quando Arkan si tolse l'elmo dal capo, la sconfinata orda del caos abbassò lo sguardo dal suo volto in segno di rispetto. Costretto da poteri maggiori del suo, lo spirito di Belakor sistemò la corona del dominio sul capo di Arkan, imprecando per tutto il tempo della cerimonia, prima di sparire nuovamente nel suo regno oscuro, furioso più che mai. Non appena l'elmo fu poggiato sul capo del suo legittimo proprietario, tutti i presenti furono in grado di percepire l'approvazione dei dei del caos. Arkan si tolse dal collo l'amuleto dell'occhio di Shirian, una splendente pietra di colore giallo, e la inserì nel suo alloggiamento sulla corona. L'occhio giallo a questo punto cominciò a luccicare, diventando sempre più brillante. Il cielo tuonò, squarciato da boati e fulmini.
la terra venne percorsa da un tremito e la risata trionfante degli dèi riempì l'aria. Cingendo il capo di Arkon con la leggendaria corona del dominio, gli dèi del caos avevano reso manifesta la loro approvazione. Insignito del titolo onorabile di Dominatore della fine dei tempi, Arkon condurrà la prossima massiccia incursione del caos, che, ancora una volta, trascinerà il mondo in una spirale discendente di scompiglio e conflitti che apporterà grandi cambiamenti alla realtà che conosciamo. Per gli adoratori del caos questo è un periodo esaltante, un periodo di gloria e conquista, che sarà teatro di grandi gesta e che vedrà la nascita di possenti eroi. Arkon iniziò a parlare, rivolgendosi agli eserciti di fronte a lui, schierati per assistere alla sua incoronazione. La sua voce tuonò sulle teste dei guerrieri riuniti, giungendo fino alle orecchie di coloro che si trovavano a più di un chilometro di distanza. «Raccogliamo le nostre forze e dirigiamoci verso sud!» Recitava il suo funesto proclama e il cielo ebbe un fremito quando l'intera schiera di guerra emise un boato assetato di sangue. Migliaia e migliaia di voci si alzarono animate da un unico desiderio: invadere tutte le terre dei deboli mortali che vivevano a sud. Un vivido lampo di luce illuminò improvvisamente l'oscurità dell'alba e Arkon alzò gli occhi al cielo. Luminosa, una cometa a due code stava attraversando la volta celeste. Nascosti negli ombra, gli occhi di Belacor si socchiusero alla vista della possente cometa. Solo poche volte durante la sua esistenza l'essere incorporeo era stato testimone di un tale portento. In silenzio la creatura se ne andò, sparendo nell'oscurità. E anche per questa volta è tutto. Vi invito come al solito a lasciarci un vostro feedback per quanto riguarda i commenti sotto questo video, perché ci aiutano molto a capire cosa preferite e cosa migliorare delle nostre rubriche. Per il resto, se non l'avete già fatto, vi invito ancora a iscrivervi al nostro canale, sia per sostenerci che per partecipare, essere più partecipi alle nostre stesse attività. La campanellina, se volete attivarla qui su YouTube per non perdervi l'avviso ogni volta che pubblichiamo un nuovo video o siamo in una diretta live. Per tutto il resto, abbiamo ovviamente la pagina Facebook e il profilo Instagram. Detto questo, a presto! Senso. Belacor. Ok. Ce la faccio un bel ritrovo il segno, abbi pazienza. Dicevamo, Belacor. Facendo ricorso alla sovrannaturale. Costretto dai poteri maggiori del suo... Lo spirito di Belacor. Belacor era giusto, l'avrei...